Lifetime in repeat. Vedete ragazzi, qui io e bentornati sul mio canale. No, aspetta, sta canzone non va per niente bene. Servirebbe una canzone un pochino più tranquilla per questo video. Fammici pensare. Ah sì, ora va già meglio. E benvenuti ragazzuoli, qui Evo e bentornati sul mio canale, signori. Quest'oggi siamo qui in questo nuovissimo video, raga. Come avete visto dal titolo, quest'oggi, 2 luglio 2017, è un anno preciso che ho iniziato a fare video su YouTube. Un anno pieno di amicizie, un anno veramente fantastico. Non mi sarei mai aspettato tutto ciò da YouTube, sarò sincero. Non mi aspettavo neanche ad arrivare a quasi 4.000 iscritti, anche perché, come ben sapete tutti ormai, YouTube è un oceano pieno di squali. È un oceano pieno di squali perché ormai tutti hanno già fatto tutto e quindi portare cose innovative è veramente veramente difficile ormai. Però devo dire che comunque sono soddisfatto per quello che ho fatto ed è molto anormale come cosa, perché io come persona, per chi mi conosce da un sacco di anni, sa che sono uno che fa una cosa e poco dopo si annoia subito di farla, quindi smette. E devo dire che mi è cresciuto molto anche come persona. Potrà sembrare strano, ma prima di YouTube ero una persona molto timida. Ho sempre avuto problemi comunque a rapportarmi con persone magari a primo impatto che non conosce, faccio subito amicizia, mentre dopo YouTube è un qualcosa di automatico ormai. Come ho già detto, è stato un anno pieno di amicizie e volevo fare comunque dei ringraziamenti perché mi sembra giusto, visto che un sacco di persone mi hanno supportato durante questo mio cammino, se si può definire così. Inizierei subito da quel brutto svizzero di Ryoshi. Io e Ryoshi, per chi non lo sa, ci conosciamo ancora prima di iniziare questo cammino su YouTube tramite una partita privata, magari molti non lo sanno, ho detto in qualche live. E mi ricordo ancora quella volta che mi scrissi sotto la stream, non avevo ancora la webcam mi sembra. Ho scritto: oh bella, io mi ricordo di te, minchia. Io avevo visto il nome Ryoshi e ho rimasto subito pam con gli occhi aperti. Oh grande Ryoshi, vieni su Skype, facciamoci due chiacchiere. E da lì abbiamo iniziato a parlare ogni giorno. Pian piano si sono create anche altre nuove amicizie. E comunque devo ringraziarlo un sacco, perché anche se molte volte magari nei video lo vedete sempre scherzoso, con voglia di fare, Ryoshi è un pesaculo. Mettiamo questo, Ryoshi, tu sei un pesaculo. Però comunque, per fare un favore a me, si è sempre reso disponibile nei miei confronti. Un'altra persona che vorrei ringraziare è Manuel Akauk, che ormai non c'è più su questa piattaforma e mi dispiace veramente un sacco, perché come ben sapete tutti crescono, hanno altri obiettivi nella vita, come ad esempio lui preferisce ovviamente lavorare, guadagnarsi qualche soldo per uscire la sera, per portare fuori la ragazza, che è comunque giusto così. Spero che comunque in un futuro, Manuel, se stai guardando questo video, anche se ne dubito perché so che lavori veramente un sacco, riusciremo ancora a riportare La coppia che scoppia, che è una delle mie serie preferite. Un'altra persona che vi voglio ringraziare è anche Andrea Cagenz. E qua voglio aprire un attimo una parentesi, ragazzi, vi chiediamo, sia da parte mia che probabilmente anche da parte di Gens, non ci chiedete cosa è successo, cosa non è successo, scriveteci su Instagram, su Facebook, su YouTube, perché so che la voglia di sapere è molta. Però credetemi che è molto irritabile come cosa, perché sempre le stesse domande, sempre le stesse cose. Voi godetevi i nostri video, non vi preoccupate, quel che succederà succederà. Chiudendo parentesi, grazie Andrea comunque per tutte le volte che mi hai sopportato, perché so che c'ho un carattere di merda io. C'ho un carattere molto molto di merda, che spesso e volentieri cambio idea su alcune cose proprio velocemente, e questo ne sono consapevole. E volevo ringraziare anche Ouija, Jesly, Gora, tutte quelle persone che comunque mi sono state a fianco durante questo cammino. E come ben sapete tutti ragazzi, quando arriva l'estate tutti spariscono, vanno a farsi i cazzi loro, e poi in inverno tornano come sempre. Ringraziare Joe, Fieric, Jumbo Drillo, Wally, tutte quelle persone che comunque mi hanno dato sempre supporto da che avevo 2 iscritti messi in croce e mi hanno sempre dato consigli per andare avanti in questa piattaforma. E ringraziamento più grosso va a voi che comunque avete sempre dato fiducia nei miei confronti. Porco di... Voi che mi sostenete da un anno a questa parte, vi ringrazio veramente di cuore. Come già detto, non me lo sarei mai aspettato tutto ciò. Io adesso ho fatto una specie di montaggio di tutte le mie parti migliori dei video, da quelli vecchissimi fino a quelli di oggi, e voglio proprio vedere tra di voi chi si ricorda ogni minimo video. Scrivetelo qua sotto magari nei commenti, fatemi una piccola scaletta, un qualcosa. E niente, godetevi il video. E benvenuti ragazzoli, 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 qui Evo e bentornati sul mio canale, signori, così siamo qui in questo nuovissimo video, raga. Comunque, manca l'ospite speciale, vieni qua. Ok, lui è papà. Vabbè, vuoi anche salutare?
high. E per 5 volte di seguito non becco un trick shot, dovrò fare una penitenza. In questo caso oggi abbiamo scelto questa, la salsa ultra piccante. Benvenuti tutti ragazzuoli, qui Evo e bentornati sul mio canale. Questo ci siamo qui assieme a Ok Ryoshi, ma Ryoshi is ripped because c'ha il cancer e Ok è un coglione. Ah ok. Basta, per oggi MV2 mi ha rotto. Piuttosto fammi vedere come ha dato il video quello con Ryoshi sulla Trickshot Race. Chissà se è arrivato a 400 mi piace, ne dubito. Signori, io faccio una scuola veramente difficile. Una scuola che se tu non studi da mattina a sera non porti a casa i veri risultati. Una scuola che è solo per chi si impegna veramente. L'alberghiero. Tre, due, uno, vai. Perché? Però stai zitto, porco Dio, no? Se volete... Ma che cazzo... Circa, sei te che fai rumore, Che cazzo di là? Ma che c'ho? I puffi da NASA che si sente, porco Dio, ragazzi. Vi invito ad arrivare a 200 mi piace se volete altri video, qualsiasi tipo di video. Porco Dio! Che vita del merda. Abbiamo perso il treno. Parlandone, io e Ok abbiamo deciso che bisognerà hittare almeno un trickshot. Potrà essere brutto, bello, bellissimo, super mega figo. Leftover, come sempre. Esatto. Dopo 6 anni ci degniamo anche noi di giocare, perché ci abbiamo messo 18 anni con sta connessione di merda, tua una partita. Mi è cresciuta pure la barba, figa. Molto probabilmente ci sarà questo video qua. Oh! No! Becca di stonacchino. Notti. Mazza che cantante, signore. Non la metto sto pezzo, te danno il copyright. Qui con tutti i fan e quel coglione figlio di puttana di Hawk. Esatto, quest'oggi per fare un road to trickshot tutti insieme, raga. Salutate pure. Bella. Bella, raga. Bella. Oh, Zaki. Oh. Oh, oh. Oh, finalmente. Grande. Porco Zaki. Dio. Raga, mi sto sentendo, non so che cazzo ho premuto. Madonna, raga, perché non mi salta? Porco no, Dio, basta, non mi salta. No, raga! Oh! 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 Gora! Hai tato, hai tutto il colpo. Oh! No, cara! Oh! Let's go, Gora! Ma fatta fa di fare questa cosa qua. Ne prendo uno piccolo, raga, perché, vabbè, piccolo. Oh! Cazzo! Holy shit, bro. Oh! Cioè, vabbè! Ma è possibile che ogni cazzo di persona che invito sul mio canale è fortissimi? Ciucciami le palle, stronzi! E vaffanculo! Caracci l'ho sempre odiato come mappa, perché già non hitto mai in ciò che distruggi, che è un pochino più facile. Figuriamoci in FFA. Oh, la Claymore, figlio di puttana. Se l'ho hit da prima voglio 50 euro. PayPal o normali? Oddio, oddio, senti, oddio. L'hai preso in Wolverine? No. Alla prima, oddio. Oddio, è bruttissimo questo, ma poi ho brutto brutto. No, l'hai fatto. Sei serio? Sì. Era brutto. È brutto. Normale. Non è normale. Vediamo. Normale. Vediamo, ti dico se lo so fare. Non lo so fare, ok. Ah, ma non sei caduto. Cioè, non sei saltato. Ah, evo. Ma vuol dire non sono saltato? È hittato. Hey, yeah. Figlio di puttana, proprio così. Questa era anche molto più bella delle altre. Porca puttana, Ryoshi. Che troia. Ok, sei te. No, te l'ho letto il nome stavolta. Ok, siete. Madonna, Ryoshi. Ma che problemi ti affliggono? Cazzo stanno. Oddio. Oddio, guarda quello. Oddio. Oddio. Oh! Oddio.
Cioè noi stiamo provando di che questo qua fierissimo proprio, ti guarda con quella faccia proprio fiera. Quello che si è preso la, la forchettata sulla mano. Coglione. Coglione. E poi c'è Hook che fa la scarpetta con la sborra. Bella. Bella. Guarda, siete venti così. Grazie, Zetacri, grazie. Sei veramente gentilissimo. Sì! Porco via, leccami i coglioni! Cazzo, ma dai! Ma, vabbè. Che... Oh! Hai fatto! Oh my god! Dio, guarda che bella! Guarda che bella clip, oh! Yeah. Aprio che es! Damn! Anch'io pensavo che c'ho i capelli di merda. Io ci porto. Dai, visto che è l'ultima, facciamo la catena. Allora, no. Tutti a casa, allora. Hook, due ne poi mi dai il numero della tua amichetta, quella di quella di no, quella no. Sera lì, mi raccomando. Oh, no. Poi Jens, mortacci tua, la prossima volta mi fai spammare anche te da Blur. E Rioshi, la prossima volta che entri in casa mia di mortacci tua, con quei cazzo di piedi formaggiosi ti prendo a calci in culo e faccio terminare la gucciata del cane. Ma che cazzo? Figlio di troia! Non itterò, non itterò, per colpa di que e il maiale di idio! Rimani là? Oh! Oh! Sì cazzo! Sì cazzo! Let's go! Ti prego non mi pittare, ti prego! Pecca di sto 1080, figlio di puttana! Ma tu vai! Ma tu ma che sotto i cotti! No! Dove sei? Oh! Io devo giocarmi. Porco due, ti metti tu a fare quick. Ma che difficile. Cioè non sei capace a fare quick da solo. Pensate che c'è uno nei store che gioca coi piedi e stricca meglio di me. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Spero vivamente che sia un bellissimo secondo speciale per i 3000 iscritti. Non posso dirvi solo che grazie. It's nobody's concern, 'cause they don't know how.